Ragazzi, adesso vediamo se mio padre dice le bugie o dice la verità. Venite con me. Papà! Qua? Ok. Tu ti ricordi la data dell'anniversario di matrimonio tuo e della mamma? Ma certo! Vieni con me che controlliamo. Vieni. Non penso si metta così. No, no, così. No, funziona così, ma dai che funziona così, da, fammi le domande, vedi che funziona così. Ma le ventose non sono sulla pelle queste qui. Ma ci sono sui i capelli però. Funziona. Ma funziona lo stesso. Sono in aria, no? Ve lo vedi? Tu hai la testa strana, cosa vuoi da me? No, ho la testa quadrata, è normale, no. Salta via. Prova. Prova. Ragazzi, eccoci qui con mio padre. Ciao. Qui abbiamo la macchina delle bugie e oggi verificheremo se entrambi diremo verità o bugia con questa macchina. Quindi, stessa domanda di prima, prego. Intanto mettiti questo che prima non ci sei riuscito. Ma come non ci sono riuscito? Guarda com'è semplice, guarda. Lì. Lì. Perfetto, devi mettere queste due dita qua, le tue dita qua. Ok. Ti ricordi la data dell'anniversario di matrimonio tuo e della mamma? Sì. È stato sincero. Attenzione. Se si accende questa lampadina verde, allora ha detto la verità. Se si accende questa arancione, allora è un po' incerta, un po' d'ansia. Se si accende quella rossa, allora ha detto una bugia. In questo caso ho detto la verità. Quindi dici qual è la data? La data? Di perché dovevo dire prima la data? Sì, esatto. Il 5-6 del 99. Allora, questa è una macchina molto seria. Qui abbiamo il tracciato. Vero. Che scrive su carta i battiti. Infatti qui abbiamo gli affarini che scrivono il battito cardiaco. Con questi si regolano. Tipo potenziometri, sì. Ok. Questi qui invece rilevano i battiti stessi e quando uno fa una domanda deve tenere premuto questo tasto che non rilevando i battiti la macchina delle bugie dice che appunto i battiti sono assenti. Qui abbiamo 500 domande con dei fogliettini fronte retro. Ma le facciamo tutte? No, no, tutte sono un po' tante. E tu o io ci faremo delle domande a vicenda. Bene. Queste sono le vite. Due vite a testa per turno. Quando si perde una vita, quindi si dice una bugia, si gira e si ha una sola vita. Questa è la carta jolly. Con questa carta jolly si possono fare delle domande personalizzate che si scrivono qui. Infatti abbiamo un foglietto a vicenda. Molto bene, direi che si può cominciare. Penso che questa la devo tenere io. Ah, ecco, allora. Oh, a me si mette subito. Hai visto? Sì, è il grip dei capelli. Certo. Sei pronto, Leo? Sono prontissimo. Ti piace dormire succhiandoti il dito? Assolutamente no. Mamma mia. Molto bene, tocca a te. Prego. Allora, adesso peschiamo un foglietto. Molto bene, vediamo subito. Oh, domande semplici, eh. Non è che adesso te le vai a inventare. Prego, metta. Hai paura di volare? No. Ok, spiegaci. Volare in che senso? Aereo o volare nei sogni? Volare nei sogni, volare davvero, come Iron Man. Addirittura. Eh sì, io te l'ho sempre detto quando che sognavo che volavo. Attenzione, entrambi siamo molto sinceri, fino ad adesso. Hai mai fatto la cacca in mezzo a un campo? No, no.
No, no, ma, no. Ma guarda, no. Da piccolo... No, da piccolo no, non mi pare. Tu non ti potrai ricordare, sotto, ma... sotto i ponti, probabilmente. Guarda, ci fermavamo in autostrada, cioè, non in autostrada, ma tipo in tangenziale ci fermavamo. C'erano i ponti, al buio, costavi. Però avevo 6 anni. Può essere. Sì, è così, te lo dico io. Prego. Dai, dai. Ti sei mai addormentato in classe o al lavoro? Certo! Ok. Bene. Infatti. Spiegaci, spiegaci. Argomenta. Dovete capire che io ho il sonno facile. È vero. Io, vero. Come mi siedo, mi addormento. Wow, perché? Adesso Leo, giochiamo la carta jolly. Bene. Carta jolly. Jolly. Ti leggo una domanda che mi sono scritto qua sotto. Sei pronto? Prontissimo. Hai mai saltato la scuola di nascosto? No. Aia, no, no, allora. Allora, adesso argomentiamo. Qua c'è qualcosa che non funziona. No, allora adesso argomentiamo. O la macchina o c'è qualcun altro che mi ha detto una bugia? Adesso argomentiamo. Il pensiero c'è stato. C'è decisamente stato il pensiero e anche molto molto di recente. Molto molto di recente. Solo che poi ho pensato, ho detto aspetta, c'è il registro elettronico, si vede quando faccio le assenze, perciò poi vi arrabbiavate voi e quindi non l'ho fatto. Però ha rilevato il pensiero. Questa macchina... Non scherza mica. Non scherza e funziona perfettamente. Prego. Purtroppo io ho perso una vita, quindi da 2-1. Molto bene. Cambierei fogliettino. Adesso prendiamone un altro. Questo qua. Ne ho presi 2, 3. Perfetto. Ti capita mai di dire qualcosa di serio, ma gli altri credono che sia uno scherzo? Sempre. Se mi ha dato la bugia, non so. Ma è così. Sei sicuro che stai dicendo la verità? Beh, allora, io diciamo che posso confermare, perché molte volte lui scherza, però poi non si capisce se sta dicendo la verità o la bugia, quindi... Do ragione a mio padre, molto bene. Però la vita l'hai persa, mi dispiace. Io scelgo un'altra carta. C'è una parte della tua casa in cui hai paura a rimanere da solo? Allora, ti dirò di no. Bella questa domanda. Bisogna ripeterti 3 volte le cose per fartele capire? No. Attenzione, attenzione. Allora, qui potrei aver capito perché lui ha prima lasciato e poi ha detto. Per me non è un'incertezza. Per capire le cose non sono come a qualcuno che gli devi spiegare 10 volte le cose. Io riesco a capirle subito. Io avrei qualche cosa in contrario. Allora, sei pronto? Sì, sì, prontissimo. Anzi, giusto una regolata qui al sismografo, perché qua la temperatura potrebbe alzarsi. Dopo questa domanda mi aspetto una domanda. Vado? Il sismografo è l'apparecchio che rileva i terremoti. Quindi... Esatto, ci assomiglia, guarda mo. È vero, è vero. Ti sei mai fatto la pipì addosso da ridere? Mai. Molto bene, molto bene, molto bene. Perfetto, secondo round. Altre 2 vite a testa. Io ti dico che utilizzerei la carta jolly. Bene. Molto bene. Ho scritto una domanda molto pacifica. Ti piace il Natale? Sì.
A me piace il Natale, piace la neve, piace Babbo Natale, i pupazzi di neve quando nevica però. Mi piace la neve, piace il Natale, piace i dolcetti, il Pandoro, il panettone. Abbiamo capito, va bene. Ti rimane una vita. Mi rimane una vita. Sei pronto? Più che pronto. La prendo di qua. Altra domanda. Hai mai raccolto una cacca secca pensando che fosse una pietra? Tu sempre con le cacche, vero? Che io sappia no, perché probabilmente lo penso ancora che era una pietra, ma no, non credo. Hai preso una cacca in mano pensando fosse una pietra? Come ho già detto, potrebbe essere, ma che io sappia no, perché a questo punto, cioè, penso ancora che sia stata una pietra. Prego. Ti giri? Sentiamo, sentiamo, sentiamo. Ti giri a guardare nella tazza del water dopo esserti alzato? Certo! A posto proprio. Va bene, va bene. Ma è normale. Giusto, giusto. Chi dico non guarda nella tazza del vate. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Ha fatto i suoi. Ok, ok, va bene, non continuiamo la frase. Abbiamo capito, cioè, tutto a posto. Che dici di utilizzare questa macchina delle bugie? Magari, non so, alla vigilia di Natale con la nonna, tutti. Bravissimo, bella idea. Sai come ci divertiamo? Ah, bellissimo, già in due ci divertiamo. Poi con te. Ah, in grille risate che ci sai che delirio. Bella questa. Oh mamma. Hai mai mangiato una formica? Che io sappia proprio no. Magari non lo sai? È probabile. E l'hai mangiata? Molto probabile. Non pensarci troppo, non pensarci troppo. Hai mai sputato il cibo nel piatto perché ti stavi scottando? Ma non saprei. Non sapresti. Cosa vuol dire? È che sì, può essere capitato. Hai mentito sui tuoi gusti musicali? Può essere capitato. Ok. Bravo. Fai la cacca più volte al giorno? No. Più volte al giorno. Lui la fa una volta ogni mattina. Lo vedo in bagno. Ovvio. Hai mai fatto una foto a qualcuno di nascosto e il flash era acceso? Sì. Anche di recente. Forse il flash ce l'avevi spento. Era attivo, ne sono convinto. Andiamo? Ah, ho perso. Andiamo? A casa? Andiamo a casa, siamo a casa, va bene. Molto bene, ragazzi! Spero che questa pacchia delle bugie vi sia piaciuta. È stata davvero molto divertente, davvero un bellissimo regalo di Natale da farvi per utilizzare in famiglia, incredibile. La trovate in tutti i negozi di giocattoli e online. È una genialata, incredibile, molto molto bello. E quindi, io e mio padre vi salutiamo. Ciao! Noi ci vediamo ad un prossimo video. Ricordatevi di iscrivervi e attivare la campanella, che non ve lo dico mai. E ho vinto! E ho vinto, giusto. Ciao ragazzi!